Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 21 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, attenzione perché l'amore è un po' sottotono e potrebbero esserci anche delle polemiche con il partner. Sul lavoro avete tanta voglia di mettervi in gioco e avrete modo di far vedere a tutti il vostro valore. Molti pianeti fanno il tifo per voi e promettono il posto d'onore sul podio del vincitore della stagione. E il cielo d'estate appare quasi sgombro da nubi. Venere e Mercurio sono in felice aspetto per il vostro segno, ovvero parliamo di intelligenza, affettività, bellezza e vitalismo, grinta aggressiva e voglia di imporvi. Non vi mancano intuizione, magnetismo, grinta efficace sono questi doni, in sintesi, che tutti i corpi celesti vi fanno. Appassionati con la Luna e Venere abbracciate in Leone, segno di fuoco in trigono al vostro, sono le ragioni del cuore a prevalere oggi su tutto il resto ed è bene che sia così. Non permettete quindi a Urano battagliero in seconda casa, quella degli interessi materici, di rovinare un bel rapporto intessuto di sentimenti autentici per semplici questioni di interesse. Vero, quando si è così presi il rischio è di perdere autostima, cominciando a gravitare attorno all'altro, quasi fosse una stella. Bandita la possessività, quando è vero amore è solo il cuore a dettare legge. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 9, benessere, 5. Toro. Cari Toro, se in questi giorni avete incontrato qualcuno che vi ha fatto battere il cuore allora buttatevi. Sul lavoro avete tanti obiettivi, perseguiteli con tutta la vostra dedizione. Presto arrivano novità interessanti. Avvenimento del giorno che sarà l'annuncio di come l'aria stia completamente cambiando, portandovi finalmente novità fortunate nel vostro cielo è l'ingresso della Luna nel segno amico della Vergine, ad allentare alcune tensioni familiari e a regalarvi uno stato complessivo di buon umore. I primi ad avvertire i benefici influssi lunari saranno i taurini della prima decade che avranno un apporto di intuizione e di capacità percettive di primo ordine, le spenderanno in modo intelligente e costruttivo, come sempre sanno fare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 4, attività, 6, finanze, 6, benessere, 5. Gemelli. Cari Gemelli, se avete appena conosciuto qualcuno di nuovo non fatevelo scappare perché potrebbe essere la persona giusta. Il cielo parla d'amore e quindi non chiudetevi in casa ma passate del tempo con il vostro partner. Sul lavoro avete belle idee, condividetele con i capi senza timori. Il sole vi guarda benevolo e vi dona la facilità a fare il punto della situazione, vagliando i pro e i contro e giungendo a una mediazione intelligente che porterà la vostra firma vincente. Nettuno continua a non darvi tregua e forse vi costringe a scontrarvi con l'autorità materna o paterna, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 19 di giugno. E il nuovo giorno d'estate vi promette di sciogliere abilmente alcuni nodi che si erano creati nell'ambiente degli amici che frequentate più spesso. Se un qui pro quo o una litigata c'è stata, lasciatevela alle spalle insieme a Urano imbronciato in dodicesima casa, piuttosto guardate avanti, alla simpatica coppia Luna Venere in Leone, segno generoso e socievole in sé stile al vostro. Popolarità oggi la parola chiave, sul lavoro, in affari e naturalmente nella vita serale, che gravita attorno all'allegria, alle risate, alla battuta vivace ma non offensiva. Con una frasetta ben formulata si può dire di tutto, al buon intenditore. Poche parole. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 9, finanze, 9, benessere, 8. Cancro. Cari Cancro, dovete prendere una decisione al più presto in amore e smetterla di tenere sempre il piede in due scarpe. Avete tanti dubbi e non sapete se provate ancora qualcosa per il vostro partner. Sul lavoro arrivano cambiamenti da affrontare con forza e determinazione. L'adattabilità al fluire degli eventi che, da sempre, sapete dimostrare, è la vostra arma segreta e vincente.
La usate anche stavolta in una situazione amicale dove si renderà necessario anche un tocco della vostra proverbiale creatività. Il quotidiano può mostrare qualche seccatura? La affrontate con tutta la vostra classica ironia, riuscendo a sorridere delle situazioni involontariamente comiche che si sono venute a creare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 6, finanze, 7, benessere, 6. Leone. Cari Leone, il cielo promette molto bene in amore, quindi se siete in coppia da molto potreste pensare a una convivenza o un matrimonio. In generale le stelle regalano bellissime emozioni, quindi dedicate più tempo al partner. Sul lavoro arriva l'occasione per un cambiamento radicale e voi non vedete l'ora. In famiglia in questa giornata godete di una particolare sintonia, specie con i figli, i nipoti, gli zii e i cugini. È possibile che, con questi componenti del clan natale, nel caso siate in vacanza, ci sia l'organizzazione di escursioni, gite al mare, visite a città e a mostre artistiche. Un luminoso aspetto di Mercurio vi sorregge in congiunzione nel vostro segno e vi incoraggia a dare una sterzata grintosa a ogni aspetto della vostra vita, specie se appartenete alla terza decade. Belli, simpatici, sempre emergenti al centro della scena, doppiamente quest'oggi con Venere quanto mai elegante e fascinosa nel vostro segno, abbracciata alla Luna che ne amplifica l'effetto. Parlate pure male di me purché ne parliate, scrisse Oscar Wilde, esattamente quello che pensate voi, con una mise originale e con gli atteggiamenti sempre un po' teatrali, che danno da discutere ma comunque fanno presa. Amore e lavoro in aperto conflitto, se vi siete presi una cotta tutto il resto finisce nelle retrovie. E allora sì che il vostro capo ve la farà pagare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, potreste fare l'incontro della vostra vita, quindi non restate in casa ma uscite. Sul lavoro imparate a farvi sentire con capi e colleghi ed esponete le vostre idee. Qualcuno magari proverà a mettervi il bastone fra le ruote, ma voi andate dritti per la vostra strada. Giove in Toro e la Luna in Vergine vi rendono lucidissimi, niente e nessuno potrà sfuggire alla vostra attenzione, sarete dei veri detective segreti. Con sicurezza nelle vostre possibilità, vi approcciate a interessi ludici e artistici, dove saggerete le vostre abilità a tutto tondo. E il gioco dei transiti per questa giornata d'estate vede diverse gratificazioni per voi Vergine, da raccogliersi un po' in tutti i campi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 7, finanze, 6, benessere, 6. Bilancia. Cari Bilancia, in amore arriva qualche piccola tensione ma nulla di troppo grave. Da domani si recupera. Sul lavoro continuate a impegnarvi e presto arriveranno le soddisfazioni. Vedrete che i vostri meriti saranno riconosciuti così come l'impegno profuso in ogni ambito. Vitalità, entusiasmo, slanci, cominciano ad alzarsi per voi e specie se siete nati nella terza decade. Si alleggerisce un po' il clima da alcuni contrattempi e tensioni occorsi nei giorni passati, e, a maggior ragione, con Mercurio in angolo positivo dal segno amico del Leone e la Luna, luminare femminile e notturno nella buona vicina Vergine. Dall'amicizia all'amore questione di un soffio. Sembra il testo di una bella canzone romantica, invece potrebbe essere la storia che affidate ai social o al vostro diario. Sulla scacchiera della vita oggi la regina si avvicina al re e lo bacia, proprio un bel gioco esoterico, inventato dagli indiani, una rappresentazione dell'eterna lotta tra bene e male, luce e buio. A garantirvi l'imprevisto Urano, nel settore più misterioso dell'oroscopo, quello che provvede agli investimenti e fa volare in alto le vostre azioni o magari fa estrarre dalla ruota del lotto proprio i tre numeri che avete giocato, perché a suggerirveli è stato la bisnonna defunta. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 8, benessere, 6. Scorpione. Cari Scorpione, è la giornata giusta per confrontarsi con il partner su alcune questioni importanti.
sul lavoro avete delle belle idee, fatele valere. Non nascondetevi dietro a un dito e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Plutone nel segno laborioso del Capricorno consente di concludere le faccende domestiche trovando il tempo per gli svaghi come la lettura e la visione di una delle vostre serie TV preferite. Nella vostra stagione preferita trovate un felice connubio tra la parte oziosa, quella relativa ai piaceri cui vi dedicate, con la parte dell'efficienza e del disbrigo dei lavori in casa. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 6, benessere, 4. Sagittario. Cari Sagittario, in amore siete un po' nervosi ma forse non avete a fianco la persona giusta. Sul lavoro avete una grande voglia di cambiare ruolo e anche città. Siete stanchi della solita routine, avete bisogno di nuovi stimoli e opportunità. Sarete in grado di togliervi belle soddisfazioni in ogni campo. In grande rilievo sarà la vita familiare, settore in cui vi lasciate conquistare dall'atmosfera gioiosa e leggera che si respira, specie nei rapporti tra sorelle e fratelli. Se siete andati in ferie riprendete le vostre passioni come il casalingo bricolage o l'interesse per la gastronomia di alto livello. Sono gli ottimi aspetti del luminare diurno, maschile, attivo, che portano novità che vi rallegrano il cuore. Ma che bellezza, la Luna e Venere abbracciate in Leone intrigono al vostro segno, vi lanciano un messaggio che vi allarga il cuore. Se l'amore c'è in vacanza si rafforza. Se manca e di questa mancanza ne soffrite, il viaggio vi porterà novità, ma non è detto che vi tocchi spostarvi per lavoro, cosa che per voi non sarà affatto un sacrificio. Fatto sta che tra i partecipanti a un meeting, al quale avete aderito con aria un filo scocciata, si presenta qualcuno che subito vi colpisce al cuore, questione di feeling, canta cocciante. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 10, finanze, 7, benessere, 10. Capricorno. Cari Capricorno, vi sentite più leggeri in questi ultimi giorni e riuscirete ad affrontare questioni di cuore con la giusta lucidità mentale. Sul lavoro otterrete belle soddisfazioni al più presto. Magari un aumento o un nuovo impiego. Siete un po' invidiosi del successo altrui. Sperate di meritarvelo. Sperimentate. Con la Luna in Vergine super positiva, quanto forte è in voi l'istinto di protezione e cura, vi animerà difatti una maggiore empatia per il vostro prossimo, per chi si trova in difficoltà e questo stimolerà in voi un moto di concreta volontà di prestare assistenza. Giove e Nettuno fanno innalzare il livello delle vostre aspettative, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Questo gruppetto planetario ha però il merito anche di strapparvi un po' da una visione troppo materialistica, pratica, legata a un contatto stringente con la realtà, caratteristica che spesso vi contraddistingue. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 7, benessere, 7. Acquario. Cari Acquario, in amore dovreste portare avanti la conoscenza di una persona che vi sta facendo battere il cuore. Sul lavoro potrebbero esserci ostacoli ma nulla di troppo grosso o insuperabile. Con il vostro contributo di imparzialità di giudizio, riuscite a risolvere una questione tra due conviventi che nella vostra famiglia non riuscivano più a capirsi. Incassate i risultati che una ritrovata armonia in casa vi consegna e vi dedicate a continuare a far splendere la pace nel vostro focolare domestico. Il pianeta dell'intelligenza, Saturno, è dalla vostra parte poiché insediato nei buoni vicini Pesci, da dove vi consente di agire in modo serio e razionale in ogni settore della vostra esistenza, dandovi anche modo di assaporare discrete soddisfazioni. Certo che il vostro astro guida Urano da quando si è piazzato in quadratura ve ne combina di tutti i colori, in casa tutto si guasta, coi vicini non fate che litigare, in assemblea condominiale, poi, una vera bomba. Solo il partner, catalizzato dal vostro carisma di pionieri continua a lanciarvi occhiate adoranti, merito della coppia Luna-Venere generosa anche all'opposizione, peccato che i suoi familiari vi vedano come fumo negli occhi. Un trasgressore alle regole, un sovillatore, un rivoluzionario.
E magari il ritratto di Che Guevara o Rosa Luxemburg ce l'avete davvero. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 5. Benessere, 5. Pesci. Cari pesci, questa giornata è molto bella per i sentimenti e se siete già in coppia rivelate i vostri sentimenti al partner. Sul lavoro siete in attesa di una conferma da parte dei referenti ma presto riuscirete a raggiungere tutti i vostri obiettivi. Rimboccatevi le maniche. La luna, dalla Vergine oggi diventa positiva e propone ancora qualche seccatura quotidiana, diverse incombenze domestiche che riuscite a risolvere e a mettere in un angolo. La giornata, però, si prepara a un sereno scorrimento del pomeriggio e della serata estivi, magari in compagnia di amici simpatici. Il sole vi guarda splendente e sorridente dal segno amico del Cancro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.